Case Popolari, il sociale che fa rete. Uno spazio di dialogo e relazione per conoscerne la gestione sociale, le attività e i suoi protagonisti. Un reportage dal vivo sul progetto Educazione alla cittadinanza e all'abitare, sulla resilienza e i nuovi stili di vita dell'inquilinato. Bentrovati da Chiara Brilli per una nuova puntata in collaborazione con Casa Spa dedicata al progetto di educazione all'abitare e alla cittadinanza. Siamo in Viale Giannotti a Firenze con il presidente di Casa Spa e di Federcasa, Luca Talluri. Bentrovato. Bentrovati a tutti. Ci troviamo in questa prima trasmissione in esterna di questo secondo ciclo di puntate per questa progettualità che ricontestualizziamo su scala nazionale in collaborazione anche con esperienze di edilizia residenziale pubblica di Trento e di Milano. Sì, Federcasa, la Federazione Nazionale dei Gestori di Case Popolari, ha ritenuto insomma di sviluppare un progetto sperimentale su tre città e tre aziende per comprendere come buona pratica quali procedure, quali attività, quali servizi, quale modalità di coinvolgimento del proprio inquilinato attivare per un progetto sulla resilienza e sull'accompagnamento all'abitare e l'educazione all'abitare, perché il tema dello stile di vita è un tema centrale per la qualità della vita degli inquilini e anche per la qualità della vita del contesto condominiale. Quindi noi riteniamo che questo sia un tema per i gestori di case popolari centrale da sviluppare e da introdurre nelle attività. Due gli immobili scelti per quanto riguarda Casa Spa, uno di questi è proprio quello che vediamo alle nostre spalle in Viale Giannotti, peraltro c'eravamo già stati come esempio di efficientamento energetico. Raccontiamone la storia. Noi abbiamo scelto due immobili, questo è il primo, anche le altre due città aziende hanno fatto altrettanto, quindi avremo sei luoghi in cui sperimenteremo questa buona pratica, in cui coinvolgeremo in maniera attiva anche l'inquilinato e da questo punto di vista questo immobile dei due scelti su Firenze è un immobile che è stato scelto per quale motivo? Il primo perché non ha ancora un'autogestione, anche se io come sempre spero che nasca in maniera volontaria, libera, aperta e partecipata, ma che nasca, perché non avrebbe senso farla nascere spingendo noi come azienda, altrimenti non sarebbe un'autogestione vera e reale. Però qui non c'è, e quindi questo è un primo elemento che lo contraddistingue e lo caratterizza. Il secondo elemento è che è un immobile nuovo come data di costruzione ed è un immobile altamente contemporaneo da un punto di vista edilizio, perché è un immobile che presenta tutte le caratteristiche tipiche, diciamo, dell'edilizia contemporanea, di come deve essere: alta efficienza energetica, siamo in classe A, utilizzo delle energie rinnovabili con il solare termico sul tetto, l'impianto fotovoltaico, una costruzione in Ixlam, quindi in legno e ovviamente quindi degli standard di comfort abitativo interni molto spinti. Peraltro noi abbiamo anche qui il monitoraggio in continuo H24 su alcuni alloggi, perché la facoltà di ingegneria di Firenze convenzionata con Casa Spa segue l'andamento, diciamo, dei dati del comportamento dell'immobile dal punto di vista dell'efficientamento energetico, e quindi è anche un immobile che si presta a essere un test per gli elementi di ricerca e di studio per il miglioramento anche della progettazione di Casa Spa e non solo. Quindi questi due elementi, quello della non presenza di un'autogestione e le caratteristiche ad alta innovazione tecnologica ma anche di efficientamento energetico di questo immobile, ce l'hanno fatto scegliere. Siamo adesso in compagnia di Valentina Pratesi, referente del progetto per Casa Spa, per entrare nel vivo proprio di questo percorso fatto con gli inquilini. Allora Pratesi, quali sono le aree di intervento, alcune già in essere, che coinvolgono appunto l'inquilinato in questo caso di Viale Giannotti ma anche di Via Signorelli? Buongiorno a tutti, innanzitutto sì, entrando più nello specifico del progetto, questo si concentra principalmente su quattro ambiti di intervento, che sono la gestione dei rifiuti, la gestione delle utenze con particolare riferimento ai consumi energetici e idrici, la gestione e l'utilizzo degli spazi a comune esterni ed interni al fabbricato e l'accessibilità al quartiere. Ognuno di questi ambiti di intervento ha una sua finalità specifica. Pertanto il progetto prevede dei percorsi di sensibilizzazione dell'inquilinato, degli abitanti di questi edifici scelti per la sperimentazione, in riferimento a
i loro diritti e i loro doveri legati a queste tematiche dell'abitare. Quindi se parliamo ad esempio della gestione dei rifiuti, la finalità è quella di sensibilizzarli rispetto all'importanza di effettuare una corretta raccolta differenziata, una corretta gestione dei rifiuti in senso più ampio, e anche sensibilizzarli rispetto all'importanza di ridurre al massimo gli sprechi, no? Alimentari o di altro genere. Se parliamo invece di gestione delle utenze, la finalità è più la responsabilizzazione rispetto all'utilizzo delle risorse, che poi porta anche una riduzione dei consumi e una riduzione conseguente delle bollette da parte degli inquilini. Molto importante è la tematica dell'uso degli spazi comuni, poiché la finalità del progetto è quella di cercare di far capire agli inquilini un nuovo concetto di casa, cioè il fatto che la casa non è da considerarsi soltanto limitatamente all'unità immobiliare che è stata assegnata all'inquilino, ma deve essere considerato, deve essere inglobato nel concetto di casa anche tutti gli spazi comuni che quotidianamente l'inquilino utilizza e che quindi devono essere tenuti con la stessa cura con cui viene curato il proprio appartamento, ecco. Questi interventi vengono declinati in quattro fasi, un'analisi che è già avvenuta, un'interlocuzione in corso, ma esponiamo appunto quali sono queste tappe concrete di confronto. Sì, come dicevi giustamente te, la prima fase è stata una fase di analisi e mappatura durante la quale sono stati individuati gli edifici per la sperimentazione e durante la quale questi sono stati indagati sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista della composizione dell'inquilinato. A questa è seguita la fase di interlocuzione, che è quella attualmente in svolgimento, ed è una fase di interlocuzione con gli inquilini residenti. Ed è una fase particolarmente importante perché ci permette di capire lo stato dell'arte, se così si può dire, ossia il grado di conoscenza e consapevolezza degli inquilini rispetto a ciascuna delle tematiche che vengono trattate. Ci permette altresì di comprendere quali sono le questioni di loro interesse, oltre che quelle del progetto, i loro bisogni in riferimento a in riferimento anche al contesto dove è inserito il fabbricato e eventualmente anche di evidenziare eventuali criticità e problematiche che poi verranno affrontate dal progetto. Alla fase di interlocuzione seguirà una fase più operativa in cui verranno messe in atto una serie di attività concrete che poi porteranno alla fase conclusiva di sviluppo della metodologia di lavoro complessiva e dello strumento, che verranno presentati e poi messi a disposizione di tutti gli enti gestori di edilizia residenziale pubblica di tutto il territorio nazionale. È qui con noi adesso un inquilino, un giovane inquilino dell'immobile di cui parlavamo in Viale Giannotti, Emanuele Potito, che abita in questo immobile da 3 anni, ovvero dalla sua inaugurazione. Sì, io sono stato uno dei primi a entrare in questi nuovi alloggi e sicuramente è un qualcosa di bello e innovativo, perché avere degli alloggi così ti permette anche di costruire una comunità e un'integrazione diversa rispetto a prima, perché di solito si tendeva, visto, ad avere delle situazioni, delle zone che tendevano a emarginare chi stava all'interno delle case popolari. Avere delle case popolari così innovative e nuove permette anche a noi di essere più integrati all'interno di una società e di costruire una famiglia all'interno di questi ambienti. Che significato ha dunque un percorso del genere, proprio di educazione all'abitare condiviso con gli altri condomini per te? Ti fa, come dicevo prima, ti fa sentire una comunità. All'interno, avere un alloggio come questi ti permette di sentirti più integrato e quindi ti permette anche a te di migliorarti personalmente con nuove pratiche, nuove regole che vengono distribuite, e quindi ti permette di migliorarti e sentirti più integrato. Rifiuti, gestione delle utenze, ma anche rapporto appunto tra condomini, gli spazi comuni, il problema dell'accessibilità. Quali sono gli ambiti che ti interessano, ti incuriosiscono, pensi possano essere più utili per un cambiamento degli stili di vita? Penso che sicuramente l'educazione civica e aiutarci a capire come funzionano appunto le utenze, gli spazi comuni, ci permette anche a noi di essere più uniti, e quindi noi siamo riusciti a costruire
un bellissimo rapporto all'interno, perché ci sono tante persone di tante nazionalità e culturalità diverse, però noi abbiamo costruito una famiglia imparando dalle culture degli altri. Vi siete già trovati ad aiutarvi per quanto riguarda letture delle bollette, gestione del risparmio idrico, non lo so, questioni quotidiane di ottimizzazione delle problematiche? Sì, assolutamente, noi ci aiutiamo molto fra di noi, siamo dei palazzi molto uniti e oltre a parte l'utenza non c'è soltanto questo, ma c'è anche una parte umana e quindi impariamo a conoscere, come dicevo, le culture, facciamo delle piccole feste culturali per conoscerci meglio e quindi tenere l'immobile meglio possibile, e questo ci aiuta in questa maniera qua. Come raccontavamo, un'ultima considerazione, questo è un immobile modello di efficientamento, voi vi trovate una macchina sostanzialmente nuova che educa anche voi a migliorarvi nei vostri stili di vita. Sì, assolutamente, come dire, hai una Ferrari, guidi una Ferrari e quindi impari a gestirla questa Ferrari, sicuramente è un modello che in pochi hanno in generale in questa società e noi siamo più che contenti di poter sfruttare questo tipo di modello. Talluri, accennavamo prima con l'inquilino l'importanza di un immobile nuovo, già modello di riferimento per quanto riguarda appunto il risparmio energetico e non solo, è uno stimolo per gli stessi utenti. Sì, un grande stimolo, perché questa è un immobile che permette di confrontarsi con l'inquilinato nello stile di vita anche dell'uso proprio dell'immobile, affinché sia utilizzato in maniera corretta per aumentare le performance, diciamo, da tutti i punti di vista della qualità della vita e del comfort abitativo forniti dall'infrastruttura stessa. In più è un immobile inserito in un contesto di rigenerazione urbana, quindi è strettamente connesso con il tessuto limitrofo intorno, che non è soltanto del quartiere in senso lato, ma proprio dell'area in cui insiste. Questo elemento qui della connessione in termini di comunità, di uso dei beni comuni, di uso degli spazi pubblici, è un tema che diventa centrale quando si parla di resilienza, e quindi non c'è soltanto, come dire, no, l'utilizzo dell'immobile al meglio affinché il comfort abitativo sia, come dire, il più prestante possibile, quindi educare a un utilizzo corretto di questo immobile e degli spazi a comune dell'immobile, ma anche inserirsi nel contesto di comunità. Questo progetto ha questo doppio binario, no? Non soltanto l'inquilino in quanto tale, l'alloggio, il condominio, ma anche la connessione con il quartiere e la comunità che vive intorno ai nostri edifici. Io sono convinto che da questo percorso possa nascere anche un ragionamento su quello che sono gli elementi dello stile di vita, che quando parliamo appunto di efficientamento energetico poi subito nascono degli elementi che sono contigui a quel tema lì, a quello dell'uso dell'energia, no? Si parla per l'uso quindi dell'acqua, la modalità di gestione dei rifiuti. Ci sono tutta una serie di elementi che ruotano intorno magari al pilastro centrale dell'energia, ma che in maniera immediata sono collegati. Noi abbiamo l'obiettivo di sperimentare su questi due immobili, questi due condomini, queste due situazioni molto diverse, quindi non c'è l'autogestione, nell'altra sì. L'obiettivo finale è proprio quello di ipotizzare un protocollo che contenga al suo interno magari un manuale di un abitare consapevole, che contenga delle procedure e delle istruzioni affinché gli uffici dell'azienda si interfaccino con l'inquilinato su questo tema, cioè dell'accompagnamento dell'abitare, dell'educazione all'abitare in maniera professionalmente coerente e supportata, e poi ovviamente anche quello che è, come dire, le relazioni che l'azienda può intraprendere con il contesto in cui sono inseriti i nostri condomini per amplificare appunto l'accompagnamento all'abitare, dal quartiere alle associazioni che ci vivono, cioè creare la rete. Io credo che questo progetto abbia questo obiettivo di non solo appunto accompagnare all'abitare, come si diceva fino adesso, l'inquilinato, ma anche inserirlo con un approccio resiliente alla vita di comunità. Questo è il percorso al centro del progetto che vi stiamo presentando in queste puntate. Nella prossima ci sposteremo nel secondo edificio scelto da Casa Spa per quanto riguarda il contesto fiorentino. Tutte le informazioni e la possibilità di riascoltare le trasmissioni sul nostro sito controradio.it. Case Popolari, il sociale che fa rete. Uno spazio di dialogo e relazione per conoscerne la gestione sociale, le attività e i suoi protagonisti. Un reportage dal vivo sul progetto Educazione alla cittadinanza e all'abitare, sulla resilienza e i nuovi stili di vita dell'inquilinato.